A Cupello si affrontano due squadre senza particolari assilli di classifica e reduci da due buoni risultati conseguiti nell'ultimo turno di campionato, ma il torneo di eccellenza è ancora lungo ed è opportuno per entrambe mettere fieno in cascina per evitare pericolose sorprese provenienti dai bassi fondi, che non sono poi così lontani da Cupello e Pontevomano, protagoniste della gara odierna e valevole per l'11ª giornata di ritorno. Se gli ospiti arrivano alla sfida dopo il successo casalingo con la Miternina scoppito, i rossoblu di mister Carlucci sono ugualmente reduci da una vittoria, quella tennistica sul terreno della Cenerentola Martinsicuro. Chilometrica la lista degli indisponibili in casa teramana, con il pacchetto arretrato ai minimi termini a causa delle assenze degli acciaccati Passamonti, Palandrani e D'Archivio, oltre al centrocampista D'Orazio, ai quali si aggiunge anche l'estremo difensore Di Martino, che si accomoda in panchina. Il suo collega Farnese non vivrà una domenica di riposo a difesa dei pali della squadra teramana, visto che le offensive della squadra locale saranno arrembanti e senza soluzione di continuità, soprattutto in avvio di gara, con le clamorose occasioni fallite da Troiano, che si fa respingere la conclusione a botta sicura da distanza ravvicinata, e con il vantaggio che arriva due minuti dopo grazie al tocco in area di D'Alessandro, che riesce a calciare indisturbato da distanza propizia, mettendo a frutto l'ottimo suggerimento dalla destra di De Cinque. I ragazzi di mister Carlucci potrebbero mettere al sicuro il risultato, ma falliscono in più occasioni il raddoppio, mantenendo a galla la truppa ospite, che al settimo rischia sul doppio tiro ravvicinato di Perrella e Troiano, con Farnese e compagni che riescono a limitare i danni, ma rischiano anche nelle battute successive, quando l'insidioso spiovente dalla sinistra dello scatenato Troiano non viene intercettato da nessun compagno appostato a centroarea. Al sedicesimo si fa vedere anche l'avanzato De Cinque, che dal vertice d'area lascia sul posto un avversario e fa partire un temibile diagonale che si spegne di pochissimo oltre il secondo palo. L'esterno destro rosso-blu si ripete due minuti dopo, ma stavolta è Farnese che interrompe la pericolosa trama del numero 2 cupellese. Il monologo dei padroni di casa prosegue poco dopo con il sinistro in mischia di Turco, intercettato da un difensore ospite che evita guai peggiori. L'iniziale sfuriata cupellese prosegue con la devastante incursione di Troiano, che cerca di piazzare la sfera a centroarea, ma nessuno dei suoi compagni di squadra ha l'opportunità di intervenire per l'eventuale tap-in vincente. Il monologo dei padroni di casa si chiude momentaneamente con il siluro dalla distanza di D'Alessandro, che Farnese disinnesca con qualche brivido di troppo. La truppa di mister Capitanio prova a legittimare la propria presenza in mezzo al campo, ma nei primi 45 minuti di gioco Micale è impegnato unicamente dal piazzato da limite di Francia, arpionato sul palo alla sua destra. Se Micale è lucido per preservare il vantaggio nell'unica chiamata alle armi del primo atto, Perrella è abile a portare i suoi al raddoppio della tranquillità, che matura al 35esimo con un destro micidiale da limite d'area. Prima dell'intervallo Nintè mette i brividi a Farnese, che blocca la sfera in due tempi, depotenziando il temibile diagonale in corsa del colored cupellese. Alla ripresa dei giochi il Pontevomano sembra trasformato e insidia la porta di Micale in due occasioni ravvicinate, con l'intraprendente Manuel Di Sante che ci prova al settimo, chiudendo lo scambio con Francia, ma il suo stacco in area è centrale e facile preda dell'estremo rosso-blu, che nelle battute seguenti viene graziato dallo stesso 10 teramano, che sciupa una buona opportunità da distanza ravvicinata. Scampata l'insidia, il Cupello torna a dettare i tempi e manca il tris con la temibile stilettata di Perrella, che sibila pericolosamente a fil di palo. Gli ospiti tornano timidamente in zona d'attacco e al 25esimo invocano il penalty in seguito ad un presunto tocco in area con un braccio da parte di D'Alessandro, che non viene ravvisato dalla signorina di Sante Marolli di Pescara. Il Cupello indietreggia pericolosamente il proprio baricentro e per la prima volta è in difficoltà, rischiando sul tentativo ravvicinato di Manuel Di Sante, che sullo spiovente di Pallitti arriva sul secondo palo ma spedisce sull'esterno della rete. Poco oltre la mezz'ora i teramani tornano ad invocare il calcio di rigore. In questo frangente le proteste scaturiscono dopo il contatto dubbio in area tra Antenucci e lo stesso Manuel Di Sante, ma anche stavolta la direttrice di gara lascia proseguire non ravvisando irregolarità. Il Cupello torna ad allontanare la sfera dalla propria metà campo e sfiora il tris con il neoentrato Nuozzi, che davanti alla porta ospite spedisce clamorosamente al lato, vanificando la dirompente incursione di Nintè. Il Cupello continua a creare pericoli per la porta difesa da Farnese, che si salva d'istinto respingendo la conclusione a botta sicura di Berardi, con quest'ultimo che cerca di sfruttare il succulento assist dal fondo di Antenucci. Il meritato tris della squadra di casa arriva al 41esimo grazie a Nintè, che a centro area
area, aggancia l'ottimo suggerimento dal fondo di Berardi e non sbaglia il suo tiro assimilabile ad un rigore in movimento che non lascia scampo al malcapitato estremo ospite. Il Pontevomano addolcisce la pillola amara con la rete della bandiera firmata in pieno recupero da Pallitti. Prima del triplice fischio i locali sfiorano la quaterna con Tucci, ma alla fine può andare bene anche così. Aurelio Massacci, direttore sportivo del Pontevomano, oggi uscito sconfitto da questa lunga trasferta in quel di Cupello, con qualche rammarico di troppo, anche se la squadra nel primo tempo ha lasciato molti spazi agli avversari. Sì, sicuramente, nel primo tempo, i primi 10 minuti, penso che potevamo già stare 3-0 per il Cupello. Ne avevamo preso solo uno, ma loro si sono mangiati 5-6 gol clamorosi. Il nostro portiere è stato bravo, un po' fortunati. Ci hanno fatto il secondo, penso che non c'è stata storia per il primo tempo. Il secondo tempo siamo andati leggermente meglio, sul 2-0 abbiamo reagito, abbiamo avuto qualche palla gol. Il rammarico, la sconfitta è netta, il rammarico è l'arbitraggio come al solito, però non è una scusante, lo voglio dire adesso serenamente, che ci sono arbitri che non possono arbitrare, ci sono arbitri che... questa purtroppo fa fatica, io lo dico pubblicamente perché mi prendo anche la responsabilità, tutti lo pensano e nessuno lo dice, io lo voglio dire, è così. Al di là che noi dovevamo perdere, giustamente, però questa non è in grado. Mister Carlucci, soddisfatto, ma credo non completamente per la vittoria di oggi, perché poteva essere un risultato davvero roboante, invece alla fine qualche rischio di troppo si è corso. Ma queste sono le partite, io penso che abbiamo fatto uno dei primi tempi più belli di tutta l'annata. Se stavamo 3-4-0 nessuno poteva dire nulla. Poi si sa nel calcio, il primo tempo solo 2-0, poi fin quando non fai il terzo, che è avvenuto a 5 dalla fine, soffri sempre. Però questa è l'eccellenza e questo è il campionato. Se l'avversario, tra virgolette, calcisticamente parlando, lo puoi uccidere, lo devi uccidere. Oggi non è stato fatto. Però posso fare un applauso a questa squadra, perché oggi ha interpretato alla grande la partita. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare e nelle zone di campo che volevamo. Sapevamo che loro soffrivano un po' sulle fasce e lì li abbiamo colpiti. Poi nel secondo tempo si sa, un po' la paura, un po' la stanchezza, però alla fine è andata bene e penso che non c'è nulla da dire per il risultato. Vogliamo dedicare noi giocatori, la squadra, io tecnico e tutti quanti a Rocco Battista, vogliamo dedicare questa vittoria perché in settimana ha perso la mamma, ecco.